Pronti per iniziare? Buongiorno, benvenuti. Una nuova puntata di Casa Minutella. Lo sapete, dal martedì al venerdì, rigorosamente in diretta alle 14.45 circa sul canale 19 di Tele One in tutta la Sicilia e poi in contemporanea anche sul canale 91 e poi le diverse repliche. Vi aspetto sulla pagina ufficiale di Facebook dove trovate il palinsesto dettagliato, gli orari e le emittenti. Casa Minutella. Lo vedete alle mie spalle, inizia il fine settimana, allora tutti di corsa a teatro. A partire già da stasera Giovanni Nanfa, Giuseppe Giambattista, Tiziana Martilotti e ultimo ma non ultimo Antonio Pandolfo hanno già debuttato con il loro nuovo spettacolo. Di questo parleremo con appunto i quattro protagonisti, ci faremo due chiacchiere e poi, a Dio piacendo, anzi a Nanfa piacendo, vi manderemo anche a teatro gratuitamente un paio di biglietti, li scrocchiamo al nostro professore Giovan Battista Nanfa. Pronti per ricordarvi che se canciate i canali facete il danno. Fermi lì, ci vediamo dopo la sigla. Giovanni Cacioppo al Cineteatro King. Giovedì 3 marzo presso il Cineteatro King in via Ausonia 111 a Palermo, Giovanni Cacioppo, direttamente da Zelig Circus e Colorado Caffè, vi aspetta per uno spettacolo tutto da ridere. Non mancate! Biglietti disponibili presso il botteghino del Cinema King, via Ausonia 111 Palermo. Una produzione artemisian.org. Eccoci, pronti per iniziare, se vi siete persi l'anteprima, benvenuti in Casa Minutella, inizia il fine settimana, allora insomma l'appuntamento da non perdere assolutamente è quello di andare a teatro, andate a teatro in generale, però oggi noi vogliamo invitarvi ad andare al Teatro Jolly di Palermo, mi raccomando andate a trovare Giovanni Nanfa, Antonio Pandolfo, Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone, buongiorno a Rino Palazzotto e Giussi Caminita, titolo alla puntata di oggi, Teatro Jolly due punti, sembra facile il titolo dello spettacolo che i quattro artisti hanno messo già in scena, pronto per presentarveli, eccoli qua, buongiorno e benvenuti, applauso generale, bravi! Partiamo da Antonio Pandolfo. Nudo. No, no, non è il caso. Siamo in fascia protetta. Vabbè, aspetta che gli stacco il cuscino dalla faccia. Non è vero. Sono stato prestissimo. Erano le 10:15, sì, quindi vabbè. Sveglio. Ha appena fatto colazione con ravioli. Com'erano? Sì. Alla cernia. Alla cernia. Non lo so. Signore e signori, ladies and gentlemen, dico sempre che ogni cabarettista siciliano ha almeno un gene del professore Giovanni Nanfa. Applauso. Brava. Vedi le povere madri come si devono sentire offese. No, vabbè, dai.
Signore e signori, dopo non so quanti anni di collaborazioni con la premiata di 24 quest'anno. L'anno prossimo festeggiamo le nozze d'argento. Ah. Anche perché ora sono ufficiali le nozze d'argento. Ora sono ufficiali, ma ora lo possiamo dire. Però attenzione, bisogna essere in assoluta fedeltà. Giuseppe Giambrone. Buongiorno. L'hanno tolta. L'hanno tolta. Non c'è più la fedeltà. Quindi, ci droghiamo tutti e due, siamo una coppia di fatti. Siete una coppia di fatti. Debutta, lo possiamo dire, al Teatro Jolly con questa comarca di amici, Tiziana Martilotti. Bravo! Allora, sembra facile il titolo di questo nuovo spettacolo. Cosa sembra facile, Giovanni? Ma la gente un po' tutto sembra facile, anche quando seguono una tua trasmissione, cioè, chi ci vuole dire tutte le minchiate che dice Minutelli? Invece no, sembra facile, ma ci vuole coraggio. E quindi praticamente noi siamo un popolo di faciloni che sottovaluta sempre tutti gli impegni da intraprendere. E quindi diciamo, consideriamo facile tante di quelle cose, diciamo. Facili tante di quelle cose che poi alla fine finiamo con l'essere molto molto improvvisati e quindi fare le cose male. Senti, qual è quella classico volta invece in cui tu da italiano facilone hai detto sembra facile, poi alla fine invece ci hai sbattuto la faccia? Per esempio? Per esempio quando ho aperto il Teatro Jolly. Io non avevo dubbi, guarda. Però devo dire sinceramente che molti palermitani che parlavano tra di loro, non lo dicevano, me lo dicevano tra di loro, dicevano ma com'è pazzo? E quindi devo dire sinceramente la gente in quei casi si pronuncia in modo realistico e chi vuole fare le cose che tante volte le vede in modo invece un po' idealistico, allora ecco che ideale e razionale non vanno d'accordo. Senti Giovanni, tra le tante repliche al convento, no? E quelle adesso al Jolly, a che quota siamo arrivati di spettacolo? Ce l'hai un'idea? Spettacolo 100 oppure 200? Quelle del convento sono stati circa quasi 20 anni, quindi chiaramente non si può fare uno all'anno? Un raffronto, anche più di uno, perché poi abbiamo cominciato a variare, non fare solo il cabaret. Dico, ma al di là di questo c'è da dire che al Teatro Jolly si è ancora una volta diversificato un po' la clientela che, ahimè, al convento non veniva più per via del fatto che era dislocato, specialmente d'inverno le persone di una certa età non ci venivano a trovare più. Invece il Jolly, devo dire che al di là degli abbonati che in tutta Italia hanno un'età medio-alta, e poi di venerdì sera, di sabato sera, diciamo la frequenza dei giovani o della gente sulla Trentina è molto molto assidua. Quindi il teatro da questo punto di vista ha fatto, almeno il nostro teatro ha fatto un passo avanti, perché raccogliamo un bacino di utenza molto molto vasto da questo punto di vista. E quindi bene o male è stata una follia farlo, però è probabile che raccoglieremo i frutti nei prossimi 15 anni. Ci saremo, noi saremo al tuo fianco. Allora, Antonio Pandolfo. Sì, Massimo, ecco. Minutella. Allora, intanto devo dire... Ti vedo in grande forma, vestito bene. Grazie. Leggero molto sovrappeso, ma ci può stare. Leggero sovrappeso, ho perso 5 kg. Psicologicamente, vabbè, sempre così. Sempre depresso. Sempre. Andiamo avanti. Sconsato preciso, vabbè, però va bene. È un denominatore comune. Come dice un amico nostro che abbiamo in comune, siamo tutti un poco spanati, riceverete. Siamo spanati. Vabbè. Detta questa cosa di spanataggine totale, se così si può dire, cosa ti è sembrato facile nella vita e poi non lo è stato? Quando Nanfa si è preso il Teatro Jolly. Abbiamo un denominatore comune. Quindi è proprio una cosa normale, in realtà, per tutti. Allora, in realtà, come diceva Giovanni, il fatto di spostarsi in un teatro più grande, di dare anche, decentralizzare, o meglio, decentralizzare un po' l'attività che volevamo contenere all'interno di uno spazio teatrale, è stato un incentivo a fare delle cose fatte bene, un teatro più grande, a variare i progetti teatrali. Sì. L'anno scorso abbiamo fatto una bella commedia e quindi così la volontà di non fare solo il cabaret, di fare anche rivista, commedie, e lì serviva uno spazio diverso, sia per una questione di palcoscenico, di attrezzature, di logistica, sia anche come così, possibilità di accogliere un numero diverso di gente, perché il Teatro Jolly è più del doppio
rispetto al convento, e quindi giovani 350 posti, no? 385. 85, caspita ragazzi. E quindi sembra facile, come un po' diceva Giovanni, gestire alcune cose, però dico che siamo comunque molto fortunati, perché vivere di cultura, vivere di teatro in questo paese, soprattutto in Sicilia, è diventato complicatissimo, quindi ci riusciamo, cerchiamo di far bene, la gente si diverte, quindi al di là degli abbonati c'è anche un pubblico che viene a vedere lo spettacolo, paga un biglietto, non sono solo anziani, sono anche dei giovani, ben vengano. Gli anziani sono, questo dobbiamo essere sinceri, gli anziani soprattutto a Palermo sono uno zoccolo duro, sono una buona fetta di affezionati che abbonandosi il ricambio generazionale escono. Lo vogliamo questo ricambio in generazionale, caso l'anziano è una risorsa sempre, perché proprio perché è abituato al teatro ti tiene sott'occhio, certo, fondamentalmente, perché poi anche critico, è chiaro che, attento, esatto. È anche giusto dare dei prodotti un po' diversi, perché magari anche il linguaggio deve cambiare. Se facciamo una commedia o facciamo uno spettacolo che parli un po' più ai giovani, possiamo permetterci di utilizzare dei termini, parlare di argomenti più vicini ai giovani che agli anziani. Ma non sembra facile, Giuseppe, per esempio, un argomento giovanile che trattate, quale potrebbe essere? Ma intanto è tutto molto moderno lo spettacolo, quindi gli argomenti sono tutti moderni, quindi è particolarmente strutturato, con scenette, ogni scenetta ha un argomento appunto molto vicino, in questo caso ai giovani, per esempio un rapporto madre e padre, che parlano, quindi in questo caso gli è Tiziana, oppure aiutatemi, perché madre e figlia, pure ci sono madre e figlia che parlano, insomma è un'attualità proprio al 100%. Si trattano tutti i temi, anche la politica, ma in maniera molto leggera, per non essere troppo inquadrati, ovviamente. È comunque molto bello, sembra facile, bella. Si presta moltissimo a, giusto per appoggiare quello che diceva Giuseppe, sembra facile, si presta moltissimo a indirizzare l'argomento dello sketch o della scena che segue, esatto. Sembra facile, è facile adattarlo a argomenti svariati, sembra facile cercare di far capire ai giovani di leggere di più, di informarsi di più, ma non è semplice. Sembra facile capire come funziona la giustizia in Italia, ma non è semplice. Certo. Sembra facile capire, che ne so, il... Sembra facile andare in banca, ma non è semplice. Non è semplice. Le minacce, diciamo, che sembra facile. Sembra facile... Poi c'è Tiziana che alleggerisce così. Aspetta, adesso arriva la Martina. Sembra facile anche una cosa... Continuiamo, che sembra facile. Sembra facile. Sembra facile e ci si butta sul facile, cioè tipo di Don Matteo fare addirittura il decimo anno consecutivo e si avviano verso l'undicesimo. Cioè, come chi non vuole rischiare, per cui va sul sicuro. Ecco, e quindi diciamo, in qualche modo, dal punto di vista critico, penso che gli argomenti di attualità, alcuni non li possiamo anticipare perché sennò bruciamo le scenette, però dico... Diciamo solo che c'è il fratello di Don Matteo. In questo spettacolo si vedono diverse tone, che ci sono diversi preti. Ma tu ce l'hai per vizio? No, tante altre quale volte, vizio? Ma no. Come? Già perché, altre volte ti ho visto vestito. Perché li dobbiamo considerare parte integrante del tessuto. Cioè, questa è una società dove chiaramente la Chiesa ha una presenza abbastanza, non dico predominante, ma abbastanza significativa. Per cui ci deve essere all'interno di uno spettacolo che parla di attualità. Senza la Chiesa parliamo di dieta. Esatto, infatti sembra facile fare dieta e noi dimostriamo che non è così, infatti. Beh, i risultati devo dire che sono disastrosi, se ci avete provato. Come disastrosi? Siamo favolosi, siamo favolosamente magri. Vabbè, andiamo dalla Martinotti. Allora, Tiziana, ma come ci si arriva a lavorare con questi tre? Insomma, infatti sembra facile. Sembra facile. Fare cabaret con loro, in realtà non è così, c'è un'attenzione particolare in tutto, al testo, al linguaggio, alla metrica, sarà perché il professore è il professore di latino e greco, però la metrica sulla parodia io sinceramente non me l'aspettavo. Però per me, giovane, che ha sempre, è sempre stata... giovane, rispetto a voi giovane, lo dobbiamo dire. Però se consideri che realmente io ero nel pubblico e li guardavo e li ammiravo dal pubblico, adesso stare con loro è un'emozione. Una bellissima emozione. Infatti piange ogni volta prima di scena, vero? Dai, intanto... mi pare un zocchiera.
Voi non lo vedete, ma all'interno dello studio aleggia lo spirito del maestro Nicola Vitale, che suona il piano e che salutiamo. Insomma, c'è una sigla, una sigla che è deliziosa. Dai. Senti, mi manca una cosa. Tutte le volte che andate in scena da qualche anno a questa parte, mi manca la famosa scritta regia, due punti. Cioè, a regia di questo spettacolo. Vabbè, diciamo che il delegato è sempre lui. Il delegato è Pandolfo. Poi in ogni caso, poi una volta che siamo là, ci divertiamo tra di noi. Dai, quanti scazzi avete avuto per prepararlo? Dai, no, non ci credo che non avete mai litigato. No, nel senso, ad esempio, ti posso dire che lui, giustamente, dal regista che è Antonio, ci prova a impostarmi, ma io sono troppo a briglia sciolta, quindi... Poi si rassegna. Non lo ascolta, e quindi io sono uno di quelli purtroppo ingestibili, però non fa niente. Ma non è una bella cosa, no? No, cioè, vabbè, no, non è una bella cosa, però dopo 25 anni me lo potrei anche, me lo posso anche permettere. Tu nel cabaret la regia non l'hai vista mai indicata, tranne quando noi mandiamo le schede ai comuni o facciamo le sinossi. Sì. Perché di fatto una delle regole principali per fare il cabaret è che chiaramente una cosa non si può fare perché si deve fare, se si fa perché diverte. E quindi tu devi mettere chiaramente gli attori nelle condizioni di divertirsi e quindi di essere a loro agio, per cui non è che gli puoi dare troppe indicazioni, che se non lo sai, in qualche modo lo incateni. Guarda Pandolfo. E chi sono fatti di ricchio. Per cui quelle che possono essere le norme. Stavo pensando che fosse già la macchina. Però in realtà quello che dice Giorgio è questo, perché il cabaret ha dei canoni un po' diversi al teatro. Quando tu imposti uno spettacolo teatrale come quello, magari lavorando con Paride, abbiamo fatto anche se eravamo in due, nonostante fosse comico, ma già aveva una struttura molto teatrale. Il cabaret che facciamo noi, che ha dei momenti musicali, poi c'è uno sketch, poi c'è una scenetta più articolata, poi un monologhetto, è chiaro che chi è in quel momento in scena per divertire la gente deve divertirsi, quindi si deve sentire abbastanza rilassato e abbastanza a suo agio, ecco. Io quello che faccio è che comunque da un punto di vista esterno, infatti spesso scendo giù dal palco, cerco di guardare un po' la dinamica della scena, cerco di dare anche un dinamismo scenico, di creare dei movimenti in modo tale che non risulti statica. Allora, dopo quasi 10 anni di Casa Minutella, Rino Viani, lo possiamo dire ufficialmente, l'aforisma scritto da Pino Caruso oggi finalmente ha una sua veridicità, e cioè Pino ha scritto che il regista teatrale è colui che disturba gli attori durante le prove. Oggi finalmente questo è stato fatto. Applauso. Perché mi gioco sempre sta aforisma. Allora gli attori, no, il regista non disturba. Oggi invece finalmente abbiamo capito. Da fastidio. Sì, ma più che altro l'ha anticipato lui poco fa, quando ha detto che uno spettacolo teatrale deve avere chiaramente una sua logica, una sua unità. Cioè, proprio perché nel cabaret, come nella vecchia rivista, nella fa spettacolo, sono tanti pezzi a sé, che poi magari sono all'interno di un contenitore, però sono tanti pezzi a sé, evidentemente questo tipo di unità o questa coerenza interna non ci può essere. Certo. Chiaro. Questo spettacolo, semmai, tu dicevi, chissà magari quanti problemi avete avuto, oppure è improbabile, impossibile che non ci siano stati problemi. La verità è che questo spettacolo è uno dei pochi, e forse da questo punto di vista è fortunato, che non ha avuto bisogno di ritocchi. Dai. Cioè, come è nato, così l'avete messo in scena. In quanto tempo l'avete scritto? Ed è rimasto? In quanto tempo l'avete scritto? Un paio di mesi ci abbiamo messo. Un paio di mesi, sì. Allora, insomma... L'obiettivo è uno, portare tutti quanti voi a teatro. Esatto. Fino a quando replicate, Giuseppe? Lo ricordi? L'ultima replica è il 20 di marzo, domenica 20. Quindi tutti venerdì, sabato e domenica intanto. Sabato doppio, sì. E comunque poi tenetevi informati anche sui nostri social, perché ci saranno anche degli extra successivamente. Non ci fermiamo al 20, ma noi continuiamo anche in altre situazioni sicuramente. Per cui io, che sono di quelli malati, buttati su Facebook a comunicare ogni passo che faccio, quindi, e loro confermano, perché ho un seguito pazzesco, quindi tenetevi informati, perché lo spettacolo sarà sempre in divenire. Ecco. Allora, devo dire una cosa da conduttore o pseudo tale quale sono. Mi assumo la responsabilità di dirvi che il Teatro Jolly ha avuto quest'anno una bellissima rassegna, che è ancora in atto, visto che c'è appunto lo spettacolo nuovo, però... Diciamocela tutta, sia gli abbonati che quelli che non si sono abbonati non aspettano altro che arrivi lo spettacolo nuovo di Nanfa & Company.
Questo ve lo dico perché lo so per certo, che c'è gente che si abbona, è andata a vedere Rossi, è andata a vedere la rivista, è andata a vedere questo spettacolo, adesso non ricordo il nome, fatta questa compagnia napoletana bellissima, ha avuto un bel successo. Però, picciò, parliamo di gara, la gente aspetta Nanfa, Pandolfo, Giambrone, questa noce tiziana. L'appuntamento è Chito. Professore, ma quando debutta? Professore, ma quando arriva? Lo fanno tutti. Giova, diciamolo. È l'unico spettacolo che tira sei settimane. Sei settimane di fila. Motivo ci sarà. Allora, Pandolfo indossa la cuffia, facciamo finta di essere ad un quiz. Fai il gesto di indossare la cuffia. Sì. No, no, dai, no che si rompe. Già i 2x2 è bello attaccato con l'attack. Indossa la cuffia. Non dai. Ci sono lampadine, manca la... Ce n'è indossa una... la cuffia. Sì, cuffia, vai. Allora, sì. Si presenta per la categoria Accademia della Crusca il concorrente Antonio Pandolfo. Sì. Da dove arriva il signor Pandolfo? Di Alcamo. Di Alcamo, provincia di Trapani, giusto? Di Trapani. Perfetto. Allora, Trapani, Trapani. Mi dica per favore qual è l'ultima parola che un bimbo ha scritto e che è stata, accolta dall'Accademia della Crusca. Il bimbo l'ha utilizzato negli ultimi giorni, ma io lo usavo già quando avevo 5-6 anni. Vero. E dicevo a mia madre: questa pasta con la verdura è petalosa. Petaloso, la parola esatta, corretto. Professore Nanfa, tu che sei uno insomma che le parole le conosce bene, ma petaloso. Guarda, intanto io non, è proprio perché non sono dal punto di vista dello spirito in modo generico, dal punto di vista culturale non sono assolutamente un fossile, sono sempre favorevole ai neologismi. Sì. Quello che mi dà un po' di fastidio invece è il fatto che ancora oggi ci sia la tendenza a cercare di accettare, fino a farle entrare nelle grammatiche, gli errori di un'evidenza incredibile. Mi fai un esempio, ti dispiace. Guarda, la televisione è piena. Ti posso dire, i giornalisti Rai, così come quelli di media, se ti regolamenti dice di questo ne parliamo dopo. Ma se ne significa di questo, che mi ripete Ruvuoti? Mi devi dire di questo parliamo dopo, oppure ne parliamo dopo. Come dire, di questo ne... Poi come fanno decine e decine di giornalisti, e sto specificando decine, a dire una diecina? Ma come dici diecina? In italiano è decina. Bene, certo. Oppure a secondo invece che a seconda. Ma io capisco che la lingua italiana è disgraziata, attenzione, non è una lingua tanto semplice. Noi non la parliamo per questo. Parliamo in inglese. Siamo nello slang. Noi proprio Minutella di Michelin, io poi non ho mai saputo niente di italiano. Ho fatto l'industriale. da queste cose, il fatto è che addirittura abbiano accettato le grammatiche oggi che si può usare gli sia per il femminile che per il maschile, ma io le ho detto, ma se sto parlando di Tiziano, ma faccio io gli ho detto a Tiziano, no, e poi dissi loro, gli dissi, anche se sei il plurale, cioè evidentemente da questo punto di vista io capisco che la lingua è in continua evoluzione, ma accettare gli errori perché li fanno tutti è una cosa che mi dà fastidio. Invece per i neologismi, ma sono contentissimo che arrivino parole nuove, anche perché la mia generazione ne ha viste tante, tantissime. Io sai cosa farei adesso? Non era, ti ricordi il sippino, per dire il gettone telefonico, com'era la sippino? Ti trovi un sippino che devo fare il brodino era la benzina. Il fatto che ci si aggiorni, anche perché spuntano continuamente attrezzature nuove, nuovi mezzi, strumenti nuovi di comunicazione. Vabbè dai ragazzi, taggare, ti ho taggato, ci whatsappiamo, senti, tu hai una bimba piccola, no? Quanti anni ha la tua? 10 anni, quindi lei comincia a parlare con questi termini? Sì, lei inizia a parlare con termini nuovi, quelli insomma moderni chiaramente, e devo dire che i bambini sono molto avanti da questo punto Come di no? vista, comunque hanno quel qualcosa in più che ti permette di capire che è un mondo nuovo, che sta arrivando insomma, e che è il nostro futuro. E comunque posso aggiungere una cosa a proposito di petaloso? Questo è un termine che è arrivato, però una scoperta l'avevo fatta io anni fa, perché guardandomi allo specchio ho inventato un nuovo termine, favoloso, che è riferito a me, quindi mi è arrivato un po' in ritardo. Questa è la televisione che vogliamo. Favoloso. Ma vediamo il servizio. Allora, però devo dire, durante il momento serio del nostro Giovanni Nanfa, stavo immaginando un bel ritorno in TV di programmi
che possono spiegare l'italiano vero alla gente che segue da casa. Un po' come se non è mai troppo in ritardo. Non è mai troppo in ritardo. Togliamo il logo di Casa Minutella e mettiamo Nanfa Educational, no? Quindi una bella puntata, no? Col professore in primo piano che spiega agli anziani come il linguaggio. Oh, perfetto. O almeno ai giovani come si usa la lingua italiana. Esatto. Mamma mia, ragazzi, siamo messi malissimo. Anche chi vi parla, che non è, insomma, tanto più giovane, però. Ma anche in teatro, vabbè, Giovanni spiegava quella semplice cosa che in realtà a me piace scrivere ancora a penna. Io non sono abituato benissimo alle tastiere. Scrivo ancora a penna e poi casomai trasporto tutto. E Giovanni scherzava col pubblico dicendo che nessuno sa scrivere bene, non ce n'è. Vero. Chi la mette prima la posta, il verbo dice che è la E di c'è, la E di ne. Quindi in realtà è molte persone che magari non scrivono più, perdonami, a penna, e quindi molte cose le hanno un po' perse. Io su Google, un ingegnere uscendo dallo spettacolo mi ha detto: ha ragione da vendere, come non si fa a non sapere che non ce ne si scrive così? E sbagliò. ingegnere. Molti poi danno la colpa al pronome se scrivono la sei, ti dico come che faccio a capire, scusa se ti interrompo, come faccio a capire se ci va la I o no? Esempio, pasticcere con la I o... Cioè... Qua entri in un campo minato, perché certo, intanto riguarda, diciamo, una serie di parole che possono avere anche le eccezioni, per cui... Quindi, intanto non è pasticceri, ma è pasticcere. E invece è pasticceria e non pasticceria, diciamo, il luogo allora, dove si vende. Pasticciere è con la I... Con lei, sì. Ed è colui che fa la pasticceria. Esatto. Giusto? Senza I. Pasticceria. Pasticceria. Ah, hai capito? E invece io ce la mettevo. Infatti la gente se la sembra facile. Io ho scritto Minutella. Le valigie. Senza I. Le provincie. Cioè, quello è un capominato perché, ripeto, sta a vedere di che... Aspetta, valigie con la I senza I. Le valigie non c'è bisogno, basta le valigie con una sola E. Non c'è bisogno di valigie, anche le valigie. Okay. Però dico, in ogni caso, almeno lì... Hai capito. Almeno lì... La grammatica italiana o anche i vocabolari, i dizionari ti danno l'opzione, dicono puoi dire così come puoi dire così. Quindi a quel punto, diciamo, non c'è, è come starnutire e sternutire, te li dà tutte e due. Aspetta, ma io valigie, manco metti alla E, io mi fermavo valigie, i valigi. Allora mi chiedo scusa, però a questo punto i valigi fruisco della locandina di troppo, ve lo ricordo il 3. Allora, foglio bianco, pennarello, non ce n'è, come si scrive? Allora, perché a questo punto vediamo come si scrive. Sì, ma intanto possiamo dare un consiglio per capire qual è il verbo. No, qual è il verbo? Basta fare un plurale. Qual è il plurale di non ce n'è? Non ce ne sono. Oh, quindi è chiaro che un verbo è lui, l'ultima è. Ah, giusto, però tu scrivi lui, se vogliamo un cyborg. Un cyborg, quando vai al ristorante gli dici volevo pomodoro con la mozzarella e i funghi freschi, e lui non ce n'è, scrivimi non ce n'è. Allora, ecco, giralo tu, professore. Non c'è, esattamente così, quindi non c'è. Vieni, Rino. C'è, si scrive soltanto CE e basta. Ecco, non c'è. Il plurale diventa non c'è, ne sono. Perché sì, ma anche una regola più così semplice. Quando c'è ne, appena c'è il ne, il verbo è lì. Se c'è solo non c'è, il verbo è là e basta. No, vabbè, non l'ho capito, però dai. No, è una teoria mia. Tutto questo per dirvi. Adesso la spiegherò al pubblico. Questo per dirvi che sembra facile saper parlare la lingua italiana. Esatto, ma è per ricordarvi. Se tu pensi che addirittura non sono, almeno negli ultimi 50 anni, non sono mai esistiti i corsi di scrittura all'università. Perché un universitario di media, dopo, diciamo, che si è diplomato, arriva all'università in una pagina a commettere da 15 a 20 errori di grammatica o di lessico in generale. Senti, un'ultima cosa. Questo te lo può spiegare Giuseppe, che è laureato, è vero? No, in lingue, per cui io... Come sei laureato? Come sei laureato? Lo devo dire? Sì. Io sono laureato, L'apostrofo auriato! Quindi lui le sa tutte queste cose. No, una cosa, Giovanni, e poi cambiamo argomento e torniamo allo spettacolo. I puntini di sospensione, io vedo c'è un abuso di puntini di sospensione leggendo. Che non devono essere mai, che dal punto di vista grafico, devono essere appena tre. Sì, certo. Allora, per esempio, ciao, tre punti di sospensione, sono al lavoro, per dire,
cioè i tre punti di sospensione, no? Sospensione. Dice, cosa vuoi dire? Intanto, è un pensiero che no, c'è a, dopo ciao. Intanto, sì, intanto i puntini si dovrebbero mettere, perché c'è qualche cosa di taciuto che non si vuole dire. Esatto. Lo sappiamo come sei, puntini, puntini. E questo si chiama posiopesi, da un verbo come greco. Come si chiama? Posiopesi. Ma ciao, cambiamo puntata. No, troppaico, è giusto? Non è orario, facciamo che lo ridire. Com'è? A posiopesi, c'è una cosa che si tace. Per dirci a uno che è figlio di puntata, tu dici, sappiamo di chi sei figlio, puntini, puntini. Ok. Quindi sei figlio di posiopesi, capito? Siopao significa in greco tacere. C'è una cosa che si tace, capisci? Evitiamo di dirlo. Ma scusa, mi do ogni giorno e fai 10 minuti. Ma tu ti pare che la gente è una cosa bellissima. L'audience assai. Oggi avete imparato un termine nuovo. Facciamo il tutto. Allora, nei copioni teatrali, i punti di sospensione si utilizzano anche alla fine di una battuta per far capire che la battuta successiva interrompe quella di prima. Cioè, come se io stessi continuando a parlare e chi parla dopo di me mi interrompe. Quindi, nella battuta successiva cominci pure con i puntini, così fai capire che si deve attaccare a quello. Ah, ok, perfetto. Quindi che ti puoi... Che mi interrompi. Negli sms, nei WhatsApp, per piquagliare. Per fare capire che tu... Ci vediamo, puntini, hai detto ci vediamo, puntini di sospensione. Sei posiopeico così. Molto. Allora, Giusy, Rino, puntini di sospensione. Siate posopeici. Posopeiati. Mettiamo il numero per entrare in diretta, perché come detto in anteprima, io non chiedo mai, però insomma Giovanni è sempre molto generoso nei confronti di Casa Minutella e non solo, anche del sottoscritto. Io devo dire che godo, spero, dell'amicizia di Giovanni Nanfa e anche degli altri, ma Giovanni per me... Siamo chiaro che anche se le hanno per le coppie di fatto eccetera, ancora le adozioni non ci sono, io come figlioccio l'ho adottato. Lui è vero, devo dire. Perché che non è figlioccio vero, è adottato. Peraltro quindi... siamo anche mezzi parenti, lo possiamo dire. Ma mi serve, ma la posso voltare? No, lasciala lì. Allora, 091 51 23 41 per entrare in diretta con noi, insomma vi regaliamo qualche biglietto per andare a vedere gratuitamente il nuovo spettacolo. Tiziana, allora, in quante gag esci tu? Sei costantemente sul palco, entri ed esci, com'è? Sono costantemente sul palco, soprattutto sul primo tempo, sì? E interagisco più o meno con tutti, con Nampo. Canti in questo... Purtroppo canto, questo è una pecca, diciamolo, però insomma alla fine... Sì. Ci sono riuscita. Facciamo la parodia, di conseguenza. Di quale? Di quale canzone? Ditemene una, dai. Roma Bangkok. Non ad esempio. Roma Bangkok. Roma Bangkok è una bella parodia. C'è una bella parodia. Al di là del fatto che onestamente al di là del fatto breve, che io canto. E quindi quest'anno, essendo breve, riusciamo a giocarci molto di più. È un'intuizione geniale del professore Nappa, riprendendo un momento della nostra parodia con i tre bravissimi artisti del volo. Diciamo il contenuto. Abbiamo detto si sono alzati in piedi per fare per gli applausi per il volo. La gente, alcune persone hanno detto questa cosa vale il prezzo del biglietto, il resto è accessorio. Che bello. Ci sentivamo a Sanremo praticamente. Allora, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Canta. Speriamo che sia un pasticciere. Con la I, giusto. Pronto? 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 Eccoci. Buongiorno, chi parla? Ciao, sono Sara. Eva, Serena. Dice, non ci sento, vi chiedo che dovenia, l'età avanza e i tuoi problemi di udito sono. Serena, da dove chiami? Palermo, penso che si senta comunque. Ma hai chiamato apposta qui o hai sbagliato numero, Serena? No, purtroppo diciamo che ho chiamato apposta. Purtroppo. Avevo voglia di sentirvi. Grazie. Serena, posso chiederti cosa hai mangiato oggi a pranzo? Oggi tabulè di verdure. Tabulè di verdure. Buona. Buona si tratta, Serena. Ma domanda. Sono di mantenersi un po' leggeri per il fine settimana. Senti, una curiosità. Oggi verdure perché è venerdì di Quaresima o perché insomma verdure basta?
No, verdure, pasta perché le verdure fanno bene, quindi diciamolo anche bella, in televisione, mangiate verdure che fanno bene sicuramente. Che cosa bella, io per esempio non sapevo che era venerdì di Quaresima. E io le ho chiesto, ma perché è venerdì di Quaresima? Sei in nulla, non lo sappiamo. Siamo in Quaresima da un paio di settimane. Vabbè. Serena, posso chiederti, so che non è carino. Quale biscotto si mangia in questo periodo? No, figuriamoci. No, cosa fai nella vita per capire un po' chi... Allora, io sono laureata in giurisprudenza, sono in cerca di lavoro. Perché, diciamo, penso sia abbastanza diffuso tra la popolazione, specialmente del sud, però dico... C'è qualcun altro? C'è. Cercare un'occupazione. Vabbè, insomma, sì. In bocca al lupo, dai. Grazie. Allora, noi l'omaggio dei biglietti. Non posso la pasticcera, come ho sentito poco fa, speriamo che è un pasticcere. Non sono pasticcere. Ma domani saprai fare un dolce, una cosa, non lo sai fare. Sì. Allora, fermi lì, diglielo. Ho un'idea. Inquadratura per il professore Nanfa. Per poterti aggiudicare due biglietti, adesso il professore ti chiede se in una parola ci va la I o non ci va la I. Prego, professore. Insomma, qualcosa in latino. Senti, Serena, ti faccio un quiz piccolissimo. Dai, vai. Cioè, per chiamare qua hai fatto il numero 51-23-41, vero? Sì, confermo. Che cosa ha di particolare questo numero? L'hai notato? Cosa di particolare? Che i primi due numeri sono simili agli ultimi due. 51 e 40 di 10 punti. No, bocciata, niente, non viene a teatro. Aspettavo che mi dicessi che non c'è nessun numero superiore a 5 e poi che ci sono 1, 2, 3, 4 e 5. Troppo così, questa è un po' di grammatica, non di grammatica. Ma che cosa si applica? Aspetta, scusa, questo è mania. Siccome Tiziana è avvocato, sì? Fai una domanda di giurisprudenza. Prego, dai, domanda serena. L'articolo 118. No, dai. Allora, vediamo. Avviso di conclusione indagini preliminari. A quale articolo corrisponde? No, vabbè, troppo difficile. Vediamo. Si sta rovesciando. Allora, la mia, portami una porta in teatro, va bene così. Posso dare la soluzione? Aspetta, sentiamo. Serena, ripeti. Dai, perché non... L'articolo è troppo difficile. Vabbè, allora, facciamo così. La soluzione la dà lui. Allora, tu vinci due biglietti per lo spettacolo al Teatro Jolly, sembra facile. Sono omaggio, chiaramente, ma dovrai portare un dolce, piccolino, benissimo, dolcino, ma non basta che fatto da te. Questo vale per quattro persone. Allora, basta per due. Serena, ti prendo in parola. Serena, ascolta quello che ti dico io, la padrona di casa. Potrai vedere lo spettacolo questa sera, se hai voglia, o venerdì prossimo. Insomma, tutti i venerdì fino al 20 marzo. Tutti i venerdì fino al 20 di marzo. Lascia alla nostra redazione il tuo nome e cognome, così poi noi lo daremo al botteghino del Teatro Al Giorgio. Cioccolato! Grazie. Al cioccolato, qualunque cosa arriva, sì. Allora, ancora una telefonata e basta, e togliamo il numero già da adesso, se magari si prenota qualcuno. 51 23 41. Allora, Tiziana, stavamo dicendo che canti. E canto. Interagisci con loro. Interagisco balla. Con loro. Senti, qual è invece la cosa che ti fa più ridere di questo spettacolo? La cosa in cui magari a volte ridi perché ti scappa, insomma, magari... Sì. La cosa che fa più ridere è il dietro le quinte. Ci sono degli aneddoti, delle gag. Ma per volte... esempio qualcuno vocifera che tu ti cambi nel camerino con qualcuno del cast. Ebbene sì. Ho scelto il favoloso della compagnia. Quindi tu per praticamente cambiare il camerino con Giambrone. Condivido il camerino con Giambrone. Fa la parte di quello. Condividono la stessa piastra pure. Anche perché io e Giovanni anche illuminante. E Giovanni condividiamo gli stessi bigodini. Io quando mi sono una bistecca la faccio a casa. No, però vi devo dire una cosa, che vi siete persi un passaggio straordinario di Tiziana, che ha detto che condivide anche lo stesso effetto illuminante. Loro non lo sono, non hanno idea di che metti l'effetto illuminante. No. Mettitelo, Giovanni. Lo uso solo durante i rapporti sessuali al buio. Di segnalazione. L'effetto illuminante, ragazzi. Quando te la misuri male, l'effetto illuminante. Io lo metto su tutto il corpo, perché mi sono perso. Vabbè, senti, serve Giovanni, per ammucciare l'età. Io ci tengo a nascondere un po' l'età e quindi mi metto l'effetto illuminante. Ma smettete, siete belli così. Tedo. Inquadriamo il professore Nanfa, per favore. Giovanni, gestisci tu questa telefonata. Fai il padrone di casa. Sì, pronto, chi sei? Pronto, sono Maria Pia. Maria Pia, un nome non ti abbastava, due. questo, mi ha reproscio questo dalla nascita. Ah.
è meglio niente. Ti sento coetanea mia, quindi è inutile che ti chiedo l'età. Non è corretto. No. Ma quale coetanea? Hai 95 anni, Maria. Bene, di più, di più, penso. Vabbè, bisogna valutare se è più l'età mia, non la dico. È, la è la prima volta che vedi un nostro spettacolo? No, no, la vedo ogni giorno. Oggi no. C'è il numero, c'è il video, ma dico, voglio provare. No, no, mi chiedevo se avevi visto mai un nostro spettacolo dal vivo. Per vedere un vostro spettacolo. No, ho visto qualche cosa, l'ho visto sia del professore sia di, dell'altro, come ti chiami? Così, quell'altro, sì, l'altro quando... Allora Maria, grazie, Pia, signora Maria Pia. Pia, dilaghiamo un po', Maria Pia, va bene? Insomma, volevo dire intanto grazie perché hai detto prima che ci segui ogni giorno e questa cosa noi ci fa tanto piacere. Domanda, che hai mangiato a pranzo? Che ho mangiato a pranzo? Pasta con la neonata. Maria Pia, indirizzo, Maria Pia, subito non ti chiamare, non si può mangiare, però c'è l'indirizzo, ma fermi là, Maria Pia, facciamo finta di non averlo sentito, che per ora neonata non si può mangiare, pistolata deve essere una per noi, Maria Pia, oggi hai mangiato, che ci piace, Maria Pia, allora, ti vogliamo regalare questi due biglietti per andare un venerdì fino al 20 marzo al Teatro Jolly a vedere, sembra facile, e noi ti ringraziamo per averci chiamato, sì. E insomma, però ti vogliamo chiedere una cosa, sì. Adesso tu dovrai invitare chi ci sta seguendo da casa ad andare a teatro, come se tu l'avessi già visto, dire allora andate, vediamo, provaci. Ah, per pubblicizzare. Certo, sì, sì. Esatto. Andate a vedere il professore Nampa a Teatro Jolly perché è un bravissimo artista. Bravo, brava! Va bene, bene così, va bene così. Viva, viva Maria Pia. Viva. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, viva il pubblico di Casa Minutella. Hai visto? Che bello. Che allora, bello. C'è un momento dello spettacolo invece. Abbiamo altre telefonate. Sì, no, basta. Fermati là. Mi piacciono le telefonate. Domanda. C'è un momento dello spettacolo in cui non vedi l'ora di andare in scena perché quella cosa ti piace di più? C'è un momento? A me una delle cose che diverte di più, guarda caso, è un pezzo molto, molto linguistico. Guarda caso, ed è quello che facciamo io e Pandolfo, cioè perché praticamente nel 1800 noi ci incontriamo e tutto quello che lui mi dice io lo intendo in un altro modo completamente, cioè non c'è una sola cosa che lui dica che io la intendo nel verso giusto. Ah, okay, e io aspetto sempre quel momento perché questa cosa non solo diverte il pubblico, ma diverte pure me, la faccia, e vedo la faccia sua divertitissima. Quindi una di quelle cose dove ci si... Aspetto che arrivo perché ancora mi diverte. Fantastico. Beh, in ogni spettacolo comunque ci sono dei pezzi magari che sai che divertono, però a te divertono, che ne so, da 1 a 10 divertono 6, 7, poi ci sono quei pezzi che divertono 10, e quindi la gente questo lo sente, lo avverte. È vero, è vero. Allora, inquadratura per Giambrone che in maniera favolosa lancia la pausa pubblicitaria. Ladies and gentlemen, rimanete lì perché c'è la pubblicità. Ma pigliate il look, minutella. Torniamo tra un attimo, state con noi, pubblicità. Fisso. Arriva. Giovanni Cacioppo al Cineteatro King. Giovedì 3 marzo presso il Cineteatro King in via Ausonia 111 a Palermo, Giovanni Cacioppo, direttamente da Zelig Circus e Colorado Caffè, vi aspetta per uno spettacolo tutto da ridere. Non mancate! Biglietti disponibili presso il botteghino del Cinema King, via Ausonia 111 Palermo. Una produzione artemisian.org. Torno
Buongiorno dalla pausa pubblicitaria. Allora, vi stiamo ricordando che ha già debuttato anche questo weekend. Trovate al Teatro Giolli Sembra Facile con Antonio Pandolfo, Giovanni Nanfa, Giuseppe Giambrone e Tiziana Martilotti. Apro una parentesi brevissima, la chiudo dicendovi che ha già debuttato ieri sera, quindi sarà in scena fino a domenica, non questa, la prossima ancora. Il mio amico straordinario che ci viene a trovare, peraltro in diretta, verrà a trovarci in diretta martedì prossimo, Gianfranco Iannuzzo, in uno spettacolo con Deborah Caprioio. Quindi martedì Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caprioio saranno nostri ospiti in Casa Minutella, e poi giovedì invece manderemo quella puntata che abbiamo registrato con Giovanni Caccamo, che peraltro è stato proprio ospite al Teatro Giolli. Mi dicono che è andata benissimo, Giovanni, eh? Insomma, sì, lui è molto bravo. Il primo cartellone nostro, sì, il pubblico ha gradito tanto. Sì. Insomma, poi è un artista veramente, un bravissimo cantautore. Abbiamo registrato una bella puntata, Giovanni Caccamo, lo incontriamo televisivamente parlando giovedì prossimo. Ah, io non vabbè, tu avevi capito un altro Caccamo. Un'altra cosa Giovanni Caccamo, il pianista, il cantautore. No, so che è andato benissimo. Sì. La sera che giocava Juventus contro il Bayern. Sì, Bayern di Monaco. Però so che lui ha un diverso seguito anche a Palermo. Non era pieno oggettivamente. Beh, perché la partita faceva. Figuriamoci, ormai. Sì, però ha fatto la sua figura. Sì, allora Giambrone, invece tu in questo spettacolo quante trasformazioni, parrucche, non parrucche? No, devo dire che c'è un consenso particolare, perché per la prima volta intanto ho fatto crescere la barba, non l'avevo mai portata in vita mia e quest'anno la sto portando e devo dire mi piace, anche se e non... questo fa notizia. E fa notizia perché la gente fa... No, ma fa notizia. Vediamo il servizio, arrivo. Vediamo il servizio. Dai. No, la gente è piacevolmente sorpresa dal fatto che io quest'anno non interpreto alcun personaggio femminile, quindi quest'anno... Non c'è... No, perché lo fa Antonio Pandolfo? No. E quindi la cosa mi diverte. Anche il secondo tempo canto anche un pezzo di una mia parodia, non un travestì, per cui la cosa è ancora più interessante. E devo dire che quest'anno mi diverte tanto il fatto che ci sia Tiziana, perché con Tiziana c'è un rapporto anche di amicizia. Noi ci vediamo al di là del lavoro, siamo proprio amici, lo posso dire. Ed è molto bello. E poi i pezzi con Tiziana sembrano cuciti addosso, perché a noi due, perché siamo noi stessi in quel momento e ci divertiamo proprio per questo, e quindi per me è molto bello. Anch'io sono dall'inizio alla fine, quindi sì, per me è un grande sforzo, perché io sono di quelli rispetto a loro che sono un po' più tranquilli di me, che prima di andare in scena, come si suol dire, si rovescia, sempre terrorizzato, però ansioso da morire. E quindi quest'anno questo Chased Nesci, come si suol dire, mi sta caricando, anzi positivamente, perché non è il tempo neanche di respirare. Di respirare. Allora, Rino, per favore, puoi allargare l'inquadratura sulle scarpe di Giambrone, perché potremmo aprire un quiz, per esempio. Allora, se indovinate chi ha disegnato le scarpe di Giambrone, noi vi regaliamo un abbonamento. È sembrato brutto a Minutella scriverlo. Con quel quiz si chiama Chi cazzo si mise? Noi poi vi daremo anche la triplice di che ne so, Suor Cristina. Chi l'ha disegnato? B. Fate cionfoli. Non lo so. Michelangelo può essere C. La Poelcan. Sì, la Poelcan si mette a disegnare. Raffaella Carrà. Chi dei tre? Lo scopriremo solo vivendo. Raffaella Carrà. Senti, allora Giovanni, domanda seria, no? Com'è lo stato di salute del nostro teatro a Palermo? Non ci allarghiamo, anche se ci vedono in questo momento in tutta la Sicilia, però insomma, per capire un po'. Devo dire che lo stato di salute non è niente male, poi fondamentalmente. Detto da te è una bella risposta. Sì, la verità è che di fatto non, è come se non si volesse rischiare, e quindi per certi versi si cerca di, da una parte, di assecondare un po' troppo i gusti del pubblico, come faceva notare anche Antonio, dall'altra parte però diciamo si scommette poco sui giovani. E quindi infatti è quello che faremo nel prossimo cartellone. Hai già un'idea? Sì, l'idea già ce l'ho, visto che la direzione artistica è la mia, e mi riprometto quest'anno
di avere altre presenze giovani, al di là di quelle che ci sono state in precedenza. Quindi questo teatro a Dio Piacendo, diciamo, dà agli abbonati, ma anche diciamo, a tutti gli altri spettatori che ci vengono a trovare, la possibilità di vedere facce nuove e non facce nuove. Cioè, perché Dio Piacendo, lo posso anticipare, avremo anche quello che è un mito del teatro, diciamo, dialettale siciliano, che porterà il suo cavallo di battaglia, che ha portato in tutto il mondo, e stiamo parlando di Gilberto Idonea col suo gatto a cicora. Però dico, in ogni caso, ci saranno anche dei giovanissimi, e questo è quello che ci fa bilanciare, perché evidentemente devono vedere le facce nuove. Certo. E noi, da quando abbiamo aperto ne abbiamo avuto. I primi due anni ti ricordi che c'è stato in Manfredi di Liberto, esatto, e hai prodotto un paio di spettacoli, peraltro certo, andati ma benissimo. Stiamo credendo in altri, perché è giusto che ci sia questo ricambio costante. Cioè, un teatro serve anche a questo. Senti, mi parlano di un giovane che ti vorrei sottoporre, si chiama Antonio Pandolfo, di Alcamo, insomma, non so se ne hai sentito parlare. Magari. Guarda, nel suo, diciamo, nella sua specificità, io ti posso dire che è unico. È unico. Quindi ne hai sentito parlare. Come l'Anice, ne hai sentito parlare. Fantastico. Ma infatti ce l'abbiamo, è una presenza fissa, nel senso, no? No, ma manco scaita, come si dice in Francia. Anche nel prossimo cartellone avremo un doppio Pandolfo sempre. Ecco, quest'anno hai duettato con Benassai, com'è andata? Ti sei divertito? Ah, comparide, si viaggia. Chiaramente non è cabaret, è più teatro, però il rapporto con Paride, ma anche il tempo passato a scrivere lo spettacolo, Due uomini in barca, che è andato benissimo e che soprattutto ci ha dato modo al Teatro Jolly di far vedere agli abbonati e anche agli altri ospiti del pubblico che si può fare un teatro divertente, ma anche con dei messaggi molto importanti. Quindi quello sì, è stato bel lavoro, impegnativo anche provarlo e metterlo in scena, perché i rischi, essendo solo in due in una scena, il rischio può essere di staticità o di poco dinamismo all'interno del dialogo o dei movimenti di per sé. Però ci siamo divertiti e questo è arrivato, e anche il messaggio era bello forte. Tiziana, senti, dimmi un aggettivo per definire, sembra facile, lo spettacolo. Esilarante. Con la A, giusto professore? Esilarante. Esilarante. Oggi dobbiamo stare attenti, perché oggi è una puntata in cui dobbiamo essere esilarante. Giuseppe, esilarante. Tu? Per me è uno spettacolo luccicoso, nel senso figure. Ma luccicoso, perché guarda, luccicoso. Siamo tutti e quattro, ognuno brilla di una luce propria. Ah, cioè, siamo la crema che da No, al di là della crema illuminante. Ne compriamo un cato e ce lo spartiamo. Porca miseria, dai. Che se poi, scusa, aspetta, Rino, vieni un attimo da me. Se dico io e lui. Come si chiama la crema illuminante? Guarda, ora la mettiamo io al massimo, già non illuminiamo tutto il centro storico di Palermo. Sono solo una passata io. Guarda qua, cioè noi due lampadine da centro. Ci devi staccare le luci. Dobbiamo accettare le luci. Professore, lui al LED, tu no. Io e lui al LED risparmia, quindi luccico. Allora, ma lo sai perché? Perché ognuno si vede che è contento di farlo dall'inizio alla fine, quindi ognuno cioè credimi, entriamo contenti. Tu poco fa hai fatto questa domanda, ma noi entriamo contenti e finiamo contenti, per cui è di una luminosità totale questo spettacolo. Allora, io devo chiudere, però prima di fare... Di chiudere e farvi salutare, volevo dirvi una cosa. Io tutti gli anni, insomma, ho il piacere e l'onore di avere ospite il cast, quest'anno debutta Tiziana, e tutti gli anni poi vado a vedere lo spettacolo. Allora, è davvero uno spettacolo di cabaret, perché andate e ridete, però negli spettacoli di Giovanni Nanfa, da qualche anno poi firmati anche con Antonio, e poi Giuseppe ci mette la faccia e così via, devo dire che la risata poi lascia sempre qualcosa, cioè non è la classica risata che poi non ti lascia niente, invece è una risata che poi ti lascia anche spunti per riflettere, perché Giovanni Nanfa, Antonio e tutti coloro che poi mettono la penna, no, per dare anche una loro idea, dicono sì, ridiamo, è giusto, però
lasciamo spunti per riflettere. No, tu vai via dal teatro che ridendo. Si parte dalla satira, scusa, è vero, sì, perché sì, partendo dalla satira analizzi un fatto moderno, un fatto attuale. È vero. E lo trasporti in un paradosso, in quello che vuoi tu, alla satira, per cui il messaggio è talmente fresco, immediato, sì, che riguarda, magari la gente viene a vedere lo spettacolo e l'indomani mattina, sì, gli succede qualcosa inerente a quello a che è, di cui abbiamo parlato. Stai toccando un tasto drammatico per il teatro italiano attuale, perché di fatto quelli che mancano sono gli autori. È vero. Noi tutti gli spettacoli che abbiamo ricevuto con artisti nazionali, beh, io quei testi ne posso scrivere un 2-3 al giorno addirittura. Scarsissimi di fatto, sì, cioè è come se gli autori comici si fossero eclissati, per cui beh, a quel punto per il futuro devo dire, visto che la maggior parte degli autori poi si dedicano alla TV, se pensi che Crozza di autori ne ha 13-14 qualcosa del genere, d'altronde deve fare tutto quel bel popò di roba, però di fatto autori di teatro comico oggettivamente in questo momento penso che in Italia scarseggino in maniera cronica quasi. E quindi ecco il vantaggio nostro, noi abbiamo, infatti il testo, tu chiedevi aggettivi, un aggettivo è astuto, perché astuto, di fatto, okay, sì, astuto non nel senso che spegniamo la luce. Vabbè, ho capito, io speravo che lui non la dicesse. Perché noi diciamo, in qualche modo conosciamo non solo i meccanismi della risata, però si ride per fortuna di argomenti intelligenti, mm-hmm, e giuro, mentre un testo diciamo di prosa, quelli che noi andiamo a vedere negli stabili eccetera eccetera, se ne possono scrivere anche una quindicina in un mese, quando non sono testi d'autore di chissà che tipo, ma testi moderni, per scrivere un testo comico io sfiderei veramente gli autori nazionali ad andare a scrivere, sembra facile, non è presunzione, giuro, ma diciamo ci vogliono oggi per trovare battute fresche e nuove. E intanto ci vuole una preparazione, una cultura, e al tempo stesso ci vuole anche una capacità di individuare gli argomenti di attualità per andarli a centrare in questo modo, che non è indifferente. Però e io oggi queste caratteristiche le vedo ormai quasi scomparse nell'autorato, perché basta vedere, anche senza disprezzare il lavoro degli altri, però dico, io ho visto qualche pezzo di Made in Sud, la nuova serie. Sì. C'è da mettersi le mani ai capelli. Questo è vero, e questo è vero. Allora, grazie a Tiziana Martilotti. Brava, brava. Tiziana, in bocca al lupo. Grazie per essere stata qui. Grazie a Giuseppe Giambrone. Su Facebook seguitelo, tanto ormai insomma lui è the queen of Facebook. Favolosa. Favolosa. Grazie. Signore e signori, standing ovation per Giovanni Lanfa. Eccolo, grande Giovanni, che torna in casa Minutella tra qualche settimana per una puntata, metto la cattedra con la lavagna. Bellissimo. Impariamo a scrivere. Impariamo a scrivere. Grazie ad Antonio Pandolfo. Grande Minutella. Brava, mio amico, brava, vero. Torniamo martedì in diretta con Gianfranco Iannuzzo. E grazie, passatevi un buon fine settimana, pronta guarigione a chi come me in questi giorni sta combattendo contro il virus e l'influenza. Dio vi benedica, buon fine settimana, andate al Jolly, andate a guardare questi quattro amici veri di Casa Minutella. Baci, ciao! È arrivato il momento di parlarvi di Ottica Ciaramitaro. Se avete deciso di mettere le lenti perché la vostra vista lentamente sta andando via, Ottica Ciaramitaro vi aspetta per una serie di nuove promozioni. Intanto, se avete bisogno di lenti progressive, quindi occhiali da vista, c'è una promozione imperdibile a partire da €79,90 per appunto occhiali da vista con lenti progressive. Poi ancora un'altra opportunità da non perdere: occhiali da vista completi di lenti infrangibili a partire da €29,90, e poi ancora la possibilità di poter rottamare il vostro vecchio occhiale da vista, quindi portando un vecchio occhiale, rottamandolo, la montatura nuova non la pagate. Allora, vi ricordo dove si trova Ottica Ciaramitaro: si trova a Palermo in via Leonardo da Vinci 400-402, nella parte alta di via Leonardo da Vinci, poi si trova anche in via Giovanni Gorgone dalle parti dell'ospedale Cervello. Andate sul sito otticaciaramitaro.it, lì trovate tutte le indicazioni che vi ho appena raccontato. Mi raccomando, Ottica Ciaramitaro.
Giovanni Cacioppo al Cineteatro King. Giovedì 3 marzo presso il Cineteatro King in via Ausonia 111 a Palermo. Giovanni Cacioppo, direttamente da Zelig Circus e Colorado Caffè, vi aspetta per uno spettacolo tutto da ridere. Non mancate! Biglietti disponibili presso il botteghino del Cinema King, via Ausonia 111 Palermo. Una produzione artemisian.org.